parla in americano, però tranquilli, traduco io in italiano, mentre Michael riceve le mie domande tradotte tramite il suo auricolare. Molto bene. Yes, well, beh, io provo di parlare anche un po' italiano. Davvero? Okay. E quindi yeah, qualche parola in italiano? Pochi parole conosco. Perfetto, yes. Perfetto, molto bene. Allora, vogliamo salutare il pubblico, no? Oh, yes, of course. Grazie. Well, buonasera a tutti. I'm very happy to be here. Sono molto felice di essere qui. Tra tutti questi ragazzi simpatici e belle fighe. Ha detto belle fighe. Sì, don't worry, fammi fare. Cosa vuoi fare? Scusi, un po' più gentleman, molto bene. Mr. Bublé, iniziamo subito. Io so che lei è canadese, giusto? Oh, yes, sì, vero, esatto, yeah. bravo, è canadese lui. Sì, io avevo una casetta piccolina in Canada, sì. Con vaschi, pesciolini, tante fiori dell'elas. Sì. E tutte le ragazze che passavano da là, sì, dicevano che bella la casetta in Canada. No, me le facevo. No. Ma tutti quante, di prendere il controllo della situazione. La prego. Quali sono i suoi cantanti internazionali preferiti? Oh, well, I love Mode, Depeche Mode. Michael ama il famosissimo gruppo Depeche Mode. Yeah, many artists love them. E dice che molti artisti amano i Depeche Mode. Yeah, sì, Shakira love Depeche. Sì. problema. Che complicato, come glielo spiego? Vabbè, vada avanti. Go on. Jennifer Lopez love the bench. No, problema. Cristiano Malgioglio. Allora, torniamo. Maestro Ruggero. Ma che maestro? No, non penso. Vabbè, sono cose ognuno. Allora, non lo sapevo. Ma che sai? Torniamo alla domanda. Sui suoi cantanti internazionali preferiti? Ah, yes, okay. Group. Allora, popoliamo due gruppi. The Depeche Mode and Bee Gees. Ah, i Bee Gees. Fantastico. Ma senta, esiste una tecnica per cantare così? La mutanda stretta. Non funziona? Yes, perfect. Ah. Yeah, it's perfect. Perché tu fai... Stringa della. Fantastico, istruttivo. Ecco, molto. No, per carità, non voglio provarla. Così impari tecnica. No, non ci tengo assolutamente. Okay. Allora, Bublé, me la togli un'ultima curiosità per chiudere. Lei è sempre molto simpatica. Lei qui in Italia, in questa città meravigliosa, Torino, volevo sapere se lei conosce l'Italia e magari avrà avuto modo di girare qualche città. Yes, of course, I love Italy. Ama l'Italia, ecco, l'ho sempre detto. No, I know Italy very well. Conosce molto bene l'Italia. Yeah, allora, quali città conosce che magari ha visitato? Conosce Torino, Napoli. Napoli, Casori, Casavatura, Azzano, Fravolo, Caivana, Sciarra, non me ne puoi. Tutto l'Interland napoletano. I love Napoli. Le piace Napoli? Cos'è che le piace di Napoli? Dice, ha notato che a Napoli c'è l'usanza di ascoltare musica ad alto volume sempre ovunque. È divertente, dice. Dice, tu vai a Napoli, cammini per le strade e senti questa musica a tutto volume che fa. Wow, andate via che passa! Bye.
gelatino, ma che devo fare? È il pubblico di Torino, vai! Ma che cos'è? Il gelatino è il tuo grande successo, non lo fa niente, vado io, vai! Oh, one, two, three, four! Ti piace, ti piace, ti piace il gelatino! Ma no! Non sto in palla, ti sa che non c'ho più! Ma stiamo scherzando! Ti piace, ti piace il gelatino! Oh, ora la fratolina, cani d'Italia qui, sì! Ora la fratolina, stai in Italia qui, sì! Quando c'è Ciccione va tutto alla grande, vai! Io trovo da Mies, fammi la come Mies, ma che vuole? Ma io abbiamo avuto successo anche all'estero, a Torino. Ma è in Italia, Torino! Ma che? Ma lei non è mai uscito da Benevento, ma scusi! Ma... Facciamola un'altra, grande regista! Ma chi gliel'ha chiesto? Il pubblico di qua è... Torino! Torino! È la prima volta che vado all'estero! Ma che? È un imbecille! È un imbecille! Allora, grande di essi, Ciccione per voi! E su cadenza, e su cadenza, che pura ti la piace fa! E su cadenza, e su cadenza, che pura ti la piace fa! E su cadenza, e su cadenza, e su cadenza, ma fermi sto coso, la prego! E sì, signori, no, 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 no! Ma che balletto! Ma che balletto! No, no, no! No, no, no! 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 No. Immobile. Fine. Signori, io. Signori, credo che sia doveroso da parte mia scusarmi con tutti voi. Veramente qualcosa di Enzo. Ignobile è stato proposto. Enzo, no, no! Io sono allibito! Sono Ciccione! Molto lì! Ma che fa? Presentati alla grande con Ciccione! Ma basta! Sì, basta! Sì, basta! Con voi. Sì, basta con questo Ciccione! Basta! Basta! Lei non è Ciccione, lei è Michael Bublé, l'erede di Frank Sinatra, cosa canta Ciccione? È inverosimile quello che sta accadendo. Allora, la prego, ritorni in sé, lei è Michael Bublé! Michael Bublé! Yeah, yeah. È tornato in lui, Mr. Bublé? Yeah. Oh, allora, Bublé, guardi, io stavo vivendo un incubo, cioè c'era lei che faceva delle cose strane che non le sto neanche qui a raccontare, onde evitare, insomma. I'm sorry, just a moment. Sì. What are you talking about? Non sa di cosa sto parlando. No, I'm sorry, I don't remember anything. Non ricorda nulla di quello che è accaduto adesso. I'm confused. È confuso, mi rendo conto. Non si ricorda quello che ha fatto pochi secondi fa. No, nothing. Quindi lei non ricorda che lei qui ha fatto poropopo, poropopo. Ma come facevo io? Poropopo, poropopo. Si ricorda? Ah, ma anche sì. Esatto, questa era l'aggravante. Adesso mi sto ricordando. E come è stato possibile? Oh my God, ho fatto questo davanti al pubblico. Quella è la cosa grave. Oh my God, è una cosa squalida. Terribile, terribile. I'm sorry, ok? Ok. Scusi tutti quanti. Ecco, esatto, cerchiamo di riparare. Perché è successa una cosa strana. Cosa è successo? Si parlava di Napoli, quindi... Ho pensato a Gigione. Quindi ha collegato... E sono entrato come in una trance che... Ma che ridi? Ma lei ha detto, scusi. Ho detto una trans. Appunto. È quella cosa che tu, che insomma, che Gigione mi ha posseduto. Che cosa terribile. Come se ero convinto che ero Gigione. Non va so, bene, non lo so spiegare. Dove dimentichiamo. Vabbè, adesso basta. Ok, dimentichiamo okay, tutto no, questo. No, I'm fine. Esatto, sta bene? Yeah. Okay. Ok. Basta Gigione. Sì. Ok. Sì. Maestro, please.
Torniamo al mio repertorio. Oh, okay. Finalmente. One, two, three, one, two, okay. Three. Sì. No! Scusi, guarda, no, allora noi dobbiamo uscirne in qualche modo, perché no, non è proprio possibile. Mi è partita la gigionata. Basta, scusi, basta, non sono più ammesse gigionate. Non è colpa mia, evidentemente. Beh, è ancora dentro di me. La prego, si concentri, okay, e chiudiamo. Ok, I'm sorry. Ok, allora adesso basta con gigione, ok? Ok. E anche lei, maestro. Che c'è? Non l'ho vista dietro. Ma che dietro? Per favore, non facevo proprio niente. Poi diciamo, vabbè, la prego. Allora, problema. Maestro, please. Ok. Mio repertorio, one, two, oh, three, one, two. Oh, here comes. No. Oh, here comes. No. Ma here comes. No. Ma c'è la sede della parola, non è che. No. She gonna smile.